Ok, Enzo, tutto bene? La registrazione Tutto è bene. partita. Allora, io mi sono preparato un po' di domande. Ok, questa è un'intervista che poi andrà su YouTube, poi penso che pubblicherò anche su Instagram. E quindi partiamo con una piccola presentazione tua di chi sei, che cosa fai, così le persone possono capire bene chi è Enzo Russo. Ok, sono Enzo Russo, sono un personal trainer online. Mi occupo di allenamento che va da allenamento funzionale a corpo libero, quindi senza l'ausilio di attrezzatura, fino al classico allenamento bodybuilding da fare in palestra. Okay, quindi sono specializzato a 360 gradi per quanto riguarda l'allenamento, sia per quanto riguarda il dimagrimento, sia per quanto riguarda la ricomposizione corporea, sia maschile che femminile. Ottimo. Mi puoi spiegare la tua situazione? Io so che tu comunque lavoravi anche in palestra, quindi conosci bene il settore offline e adesso stai conoscendo bene l'online. Puoi spiegare la tua situazione offline, che cosa hai fatto, quali sono state le difficoltà e che cos'è che non ti è piaciuto dell'offline ed è perché adesso hai voluto ambire ad andare online? Ok, sì, io ho iniziato come un po' tutti facendo l'istruttore in palestra, inizialmente facendo solo l'istruttore in palestra, per poi come dire, ampliare i servizi facendo anche personal trainer one-to-one, quindi di persona, sempre in palestra e anche in altre sedi, oltre a quella che lavoravo. Inizialmente mi trovavo bene perché comunque ero più giovane, quindi come dire, ero soddisfatto inizialmente anche del fatturato, anche se non era granché, però dopo un poco, come dire, le ambizioni ti portano comunque a gradire altro, a voler essere anche più indipendente, cosa che quando sei comunque, come dire, sotto un capo, sotto qualcuno che giustamente è il tuo datore di lavoro, non puoi completamente essere autonomo, sia per quanto riguarda la tempistica, magari vuoi allenare una persona in un determinato orario, però devi andare in sala, quindi insomma, c'erano un po' di problematiche da questo punto di vista. Sia per quanto riguarda magari dei protocolli da seguire, magari vuoi seguire un protocollo un po' più avanzato, non puoi farlo perché si innescano dei meccanismi, come dire, interni alla palestra che fanno sì che tu non possa, come dire, usufruire di tutto, cioè far usufruire le persone di tutti i tuoi servizi a 360 gradi. E inoltre poi comunque cioè, non c'avevo la possibilità di essere libero, a me piace viaggiare. Piace tantissimo viaggiare e comunque avendo un datore di lavoro, dovendo rispettare dei turni e quant'altro, soffrivo molto il fatto, la mancanza di libertà o di indipendenza da questo punto di vista. Bene, bene. Allora, prima di conoscermi, ok? Tu avevi già fatto qualche tipo di formazione, avevi già provato qualche metodo per avviarti online, avevi già costruito la tua pagina. Prima di conoscermi, spiega bene, questa cosa. Sì, allora. Circa un anno prima di conoscerti avevo costituito anche la mia pagina Instagram. Chiaramente le nozioni che si hanno a livello di marketing sono tante, ma sono sbagliate, non sono come dire ad hoc per il tipo di marketing che uno deve fare per questo tipo di servizio. Quindi stavo facendo molti errori, pochi follower, poca nicchia, poca specializzazione. Insomma, stavo avendo oggettivamente poco riscontro, per poco riscontro quantificando un cliente in un anno, ok? Quindi un solo cliente in un anno ho avuto, anche abbastanza, come dire, non altopagante, diciamo così, non in modo non altopagante. Facevo dei video, facevo dei content, chiaramente non perfezionati, non, come dire, indirizzati per un pubblico molto generali. A volte troppo tecnici, altre volte, come dire, fuori luogo per quello che volevo fare io, e questo chiaramente nel mercato dei social non viene visto di buon occhio, quindi avevo poca, come dire, visibilità per quanto riguarda la mia nicchia, che comunque non era un po' generale prima. Sì. Quindi la difficoltà fondamentalmente era quella, era che facevo tante cose, ma alla fine, come dire, non avevo riscontro, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio di social, di, come dire, potenzialità, di autorità. Sì. E poi la cosa che mi faceva ridere, che mi ricordo quando tu mi hai scritto, perché era un periodo in cui avevo aumentato la spesa delle ads, quindi mi sta arrivando tanti contatti, tante persone mi scrivevano. E mi ricordo che sono entrato nella tua pagina, che avevo visto comunque pubblicavi contenuti, che poi se ti ricordi io ti ho detto in videochiamata prima che iniziavamo a lavorare,
Se tu inizi a lavorare con me già nel primo mese, vediamo già dei buoni risultati perché comunque ti eri già avviato, avevi già smanettato e tutto. Comunque, detto questo, che cosa ti ha spinto ad accettare la mia proposta? Siccome comunque ancora ad oggi io riscontro che le persone, non dico che sono diffidenti nel coaching online, molto probabilmente è questione di priorità, ok? Però alcune persone non sanno come funziona il coaching online, come si gestisce il cliente, quindi ovviamente non vai a fare un investimento di migliaia di euro se non hai chiarezza. Quindi che cosa ti ha spinto a te ad accettare la mia proposta? Allora, a me personalmente ha colpito una tua sponsorizzata, dove andavi proprio a capire le problematiche che io stavo avendo in quel momento, quelle che ho elencato prima, quindi il fatto che non avessi un indirizzamento proprio del tipo di lavoro, tipo di servizio che stavo facendo, era troppo generale, non avevo comunque un tornaconto economico, non sapevo bene cosa fare e come farlo. Tu hai detto comunque in quella sponsorizzata, ricordo, adesso non ricordo benissimo, comunque cioè non hai promesso di fare tu le cose al posto mio, ok? Quindi era, cioè, a differenza degli altri che a volte si vogliono sostituire a te, parlo di altri competitor che ho sentito precedentemente, tu sia nella sponsorizzata che ho visto, nella prima video call che abbiamo fatto, quella conoscitiva, mi ha fatto ben capire che sarebbe stata comunque la mia responsabilità fare i contenuti, fare tutte le operazioni sotto la tua completa supervisione, chiaramente al 100%, ogni cosa deve essere, come dire, seguita in base a quello che mi dicevi di fare. Però questa cosa, il fatto che non promettessi automatismi da parte tua o comunque piattaforme tue, eccetera, ma il fatto che dovevo costruirmi tutto io, quindi crearmi il mio personal brand, imparare a crearmi il mio personal brand, che è diverso da a ricevere qualcosa da fuori, quindi è qualcosa nato da me, seguendo le mie caratteristiche, seguendo comunque la mia personalità, questa cosa mi ha colpito molto. Poi chiaramente a volte è anche una questione istintiva, no? Cerchi di capire se la persona dall'altra parte, soprattutto nel mercato, come dire, social, internet, dove non c'è una empatia facile, come dire, è una persona sincera o no. A me sinceramente ha colpito molto il fatto di come ti sei posto, di come ti sei, come dire, non hai illuso, non hai detto nulla di super grande, non hai promesso nulla, non hai, come dire, hai detto semplicemente in base alle caratteristiche, come dire, al mio profilo, alla potenzialità che potevo avere nel mercato ad oggi, quindi aggiornato al momento della video call, quello che poteva succedere. Ok? Quello mi hai detto. Ora, quello che poteva succedere a me poteva stare bene o non stare bene, ma oggettivamente tu sei stato onesto nel dirmi possiamo arrivare a questa cosa. Ok? A me questo è piaciuto molto, questa correttezza, questa onestà nel pormi questi target, ok? Questi goals. Bene, bene. Ok. Allora, domanda successiva è: quando hai investito con me, ok, era la tua vera priorità avviare la tua attività di coaching in quel momento, in quel periodo storico della tua vita, o c'erano altre priorità? Poi ti spiego perché questa domanda. Allora, in quel periodo della mia vita, sinceramente, era la mia priorità, nel senso che comunque è il mio unico lavoro questo, ok? Io già avevo deciso di fare l'online, ok? Quindi nel momento in cui ci siamo conosciuti, io già avevo deciso di lasciare il mio lavoro in palestra, perché appunto per le ragioni che ho detto in precedenza, non ero soddisfatto sia economicamente che da un punto di vista di libertà e quant'altro, quindi oggettivamente in quel momento era la mia priorità. Collaborare con te e quindi crescere il mio business. Ok, ti ho fatto questa domanda perché ci capitano comunque persone che dicono sì, ok, ho studiato, ho fatto personal trainer, voglio questo, voglio quello, ma poi quello che si scopre è che non è la loro vera priorità, che effettivamente gli sta anche bene andare a fare qualcos'altro. Quindi semplicemente, siccome io dico sempre, non lavoro con tutti, ok, con questa intervista voglio che le persone guardino questa intervista e identificano che tipo di persone sto ricercando. Io sto ricercando persone che effettivamente stanno lottando nel risolvere magari determinati problemi che possono essere avviare un'attività di coaching, che è la loro vera priorità. Non mi interessa parlare con persone che non è la loro priorità. Detto Certo. questo, puoi spiegare nello specifico come funziona il modello di business coaching online? Che cosa stai facendo tu attualmente? Come gestisci i clienti nello specifico?
tornare. Ok, Enzo, mi senti? Scusa, sì, ti sento. Perfetto, allora ragazzi c'è stato qualche disguido. Allora ripartiamo dalla domanda che era se potevi spiegare come funziona il modello di business coaching online e come gestisci i clienti. Allora, il tipo di coaching che faccio io appunto è online, quindi faccio una prima chiamata conoscitiva per capire le esigenze della persona, per capire le motivazioni che hanno spinto la persona a richiedere il mio servizio. Dopo la prima chiamata conoscitiva, solitamente, se ci sono ancora dubbi, facciamo una seconda chiamata dove la vado a proporre il servizio. Dopo che mi sono accertato che la persona, come dire, è predisposta a fare comunque, non dico l'investimento, ma un lavoro, una programmazione, quindi vado a lavorare sia da un punto di vista, alimentare, sia da un punto di vista di allenamento. Ma quello che ci tengo di più è il profilo motivazionale, quindi quello che differenzia il coaching online da un one-to-one di persona è il fatto che io giornalmente quasi vado a chiedere comunque feedback alla persona se si sta trovando bene, se ci sono problematiche appunto sia dal punto di vista alimentare che, che allenamento o motivazionale e cerco di arrivare all'obiettivo accompagnando la persona passo passo, ok? Quindi non parliamo di un, come dire, un semplice programma di allenamento e alimentazione come si può trovare in palestra, ma di qualcosa che va ben oltre. Infatti vado ad accompagnare la persona standole vicino da un punto di vista chiaramente motivazionale fino all'arrivo al raggiungimento dell'obiettivo. Ok, poi comunque tu hai un, nel senso, andiamo a specificare perché sennò le persone, gli haters, tutte queste cose qua, comunque che ha dietro la parte nutrizionale c'è una persona, un nutrizionista che si Chiaro, occupa. chiaro, collaboro con un nutrizionista, è chiaro, chiaro, non le faccio io le diete, collaboro con un nutrizionista che sotto mia indicazione per quanto riguarda comunque le caratteristiche, gli faccio capire la persona che problematiche ha e questa persona, questo professionista, fa la dieta, è ovvio. Ok, detto questo, invece puoi andare a spiegare effettivamente che lavoro abbiamo fatto, cioè se senza nascondere niente, come funziona, come si avvia un'attività di coaching, su che principi si basa il traffico, i contenuti? Fai una piccola spiegazione su, magari se vuoi dare 2 minuti di spiegazione a una persona che si vuole avviare, cos'è che deve dare priorità? Allora, sicuramente la prima cosa a cui dare priorità è la creazione di contenuti. I contenuti non devono essere perfetti, assolutamente no. Io tuttora c'ho ancora fasi di perfezionamento per quanto riguarda i contenuti, ma devono essere, come dire, precisi per il tipo di nicchia, il tipo di pubblico che si vuole andare a indirizzare. Faccio un esempio, se un personal trainer è specializzato in donne, quindi pubblico femminile, con problematiche relative al pubblico femminile, è inutile che mi fa 10 post, per esempio, sulla panca piana, croce alla cavi, è fuori luogo, può fare il contenuto migliore del mondo da un punto di vista qualitativo, ma è completamente fuori target, ok? Quindi quello che bisogna fare è capire innanzitutto il pubblico che si vuole andare, come dire, a comunicare e fare contenuti di qualità, non perfetti, ma di qualità, indirizzati per la necessità che il pubblico vuole sentire, ok? Quindi fare contenuti che possono rispondere alla problematica del proprio pubblico. Questa, diciamo, la base è questa, diciamo, di tutto. Poi è chiaro, oltre ai contenuti intesi come post e reel, bisogna fare tante storie, cioè devono conoscerti, devono capire chi sei, devi creare comunque fiducia e loro devono capire tu come lavori, come interagisci, devi parlare, devi farti conoscere, devi esporti, fondamentalmente devi esporti. Per quanto riguarda traffico a Poi, pagamento. per quanto riguarda il traffico, sicuramente inizialmente si va in organico, inteso, cioè i contatti che avvengono, come dire, naturalmente dalle visualizzazioni, dalle storie, eccetera, per poi comunque bisogna comunque fare un investimento per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Eccoci, scusa, ma Ok. c'ho problemi di connessione oggi, Tranquillo, purtroppo. dopo faccio i tagli. Senza problemi. Ok, allora Enzo, riprendiamo. Ragazzi, scusate, però è così, connessione internet non possiamo controllarla. Detto questo, stavamo parlando del traffico a pagamento e traffico organico, nel senso quanto è importante un'attività di coaching, si può fare 10.000 euro in organico, cioè spiega bene il mio metodo, come io lavoro. Ok, sicuramente il periodo iniziale inteso come 15 giorni, quindi dal giorno 1,
È inteso solo come creazione del contenuto, capire come fare il contenuto, che contenuti fare. Poi, per quanto riguarda il tuo metodo, ma quello che sto riscontrando anch'io positivamente, bisogna fare degli investimenti sulle sponsorizzazioni, ok? Perché, come abbiamo visto un po' tutti di quelli che lavorano su Instagram, fondamentalmente non c'è visibilità per chi lavora solo in organico. Oggettivamente non c'è più visibilità. Si poteva fare 3-4 anni fa, ci sono persone, personal trainer, che hanno avuto successo solo in organico, facendo magari piccolissimi investimenti dopo magari un anno, 2 anni, però oggigiorno la piattaforma è completamente chiusa per chi vuole fare solo organico, ok? A meno che tu non vuoi fare, parliamo sempre di fatturare, a meno che tu non vuoi diventare un virale, ma per una questione, come dire, di ego, quindi vuoi diventare influencer, eccetera, là magari puoi fare qualcosa, ma se vuoi fatturare, se vuoi guadagnare, se vuoi lavorare con Instagram, devi investire sponsorizzate. È oggettivamente la soluzione giusta da fare. Yes. Ok, poi ovviamente ragazzi adesso non stiamo qua a spiegare bene, cioè nello specifico cosa abbiamo fatto, questa è un'infarinatura per capire un attimo le cose che dovete imparare, come si avvia un'attività di coaching. Allora, Enzo, dimmi se vuoi rispondere a questa domanda, cioè quanto stai vendendo il tuo programma e quanti clienti comunque hai acquisito il primo mese di collaborazione insieme a me. Quindi inteso, primo mese di collaborazione ragazzi. Cioè, non voglio dire che Enzo era zero, già stava facendo i contenuti, però siamo andati a ricreare il tutto. Ok? Vai, parola. Ok, no, faccio un quadro molto sincero e completo della mia situazione. Io prima di collaborare con te parlo di online, solo online, avevo 3 clienti che mi pagavano 50 euro al mese, ok? Mensile, quindi mensilizzato, quindi con alti e bassi perché una malattia o qualcosa salta il mensile, diciamo così. Da quando ho iniziato con te, il primo mese ho avuto 4 contatti. Okay, quindi 4 contatti trimestrali, quindi ho chiuso 3 trimestrali, 3 o 4 trimestrali, adesso non ricordo bene, dal minimo da 300 euro di trimestrale a 450 euro di trimestrale, quindi mensilmente tra i 100 e i 150 euro al mese. Yes. E tu pensi che una persona che non si è mai formata, magari vuole andare online, vuole fare personal training online, ovviamente va con prezzi bassi, prezzi comunque che mi stavi dicendo te a 50 è quello che vanno tutti, ok? È capace per te da solo di andare ad aumentare e mettere 300 euro? Non è che sono prezzi folli, stiamo parlando di un professionista che segue una persona per raggiungere un obiettivo di salute, quindi 300 euro mi sembra il minimo, ok? Pensi che da solo una persona ce la può fare a imparare le basi della vendita, a capire come vendersi come persona? No, no, ti dico anche le motivazioni. Io conosco come di personal trainer, one to one di sala, anche abbastanza, non anziani, però maturi, che lavorano nel settore da anni, 20, anche 30 anni, affermati, anche affermati, attenzione, parliamo di gente che è conosciuta, che però non sa, come dire, non ha nozioni di marketing, non sa come vendersi e so che sta ancora tra i 50 e i 100 euro mensili. Ok, quindi questo per far capire che comunque se non c'è una tecnica, padronanza del marketing, con magari come insegni tu rimarrai per sempre tra i 50, gli 80, 100, 50, 80, 100, perché non riesci a, come dire, uno a specializzarti in quello che veramente vogliono le persone, ma due non sai come venderti proprio, cioè non sai esporre i tuoi punti forza, ok? Non sai risolvere le problematiche delle persone. Quindi secondo me per risponderti no, cioè da quello che vedo no. Ok, allora, a tutte quelle persone che conoscono la mia azienda di formazione, che non riescono a promuoversi online, consiglieresti di acquistare da me qualche servizio, qualche prodotto? E se sì, spiega nello specifico il perché consiglieresti a queste persone di investire proprio con la mia azienda di formazione. Allora, io consiglio di investire, anche perché l'ho provato sulla mia pelle, uno perché vai a creare un personal brand, che non è un qualcosa che fai tu, nel senso che non è che crei tu i contenuti, non è che fai. Quindi il brand viene creato da me e comunque dal personal trainer. Fatto questo processo, diciamo, iniziale di creazione del brand, poi alla fine si è autonomi fondamentalmente, cioè oramai io adesso sono 3 mesi fondamentalmente, a parte che ho recuperato l'investimento iniziale, quindi come dire, è anche questo qualcosa di molto positivo che può, come dire, può incoraggiare persone a fare un investimento che comunque è oggettivamente un investimento importante, che, come dire,
lo si recupera. Io in 3 mesi l'ho recuperato, ok? In più ho comunque un personal brand che lavora per me autonomamente. Oramai io ho degli automatismi, ho, come dire, e mi viene molto facile lavorare. Io impiego, facendo per dirla ore, diciamo così, per questo tipo di servizio che vado a offrire, diciamo che io lavoro tra le 2 e le 3 ore al giorno tra creazione di contenuti e, come dire, lavoro back office, diciamo così. Con la programmazione arriva a 4 ore e mezza al momento, ok? Però parliamo che dopo 3 mesi io ho 12 clienti stabili, ok? Quindi avere 12 clienti con un one-to-one di persona sarebbe lavorare 8-9 ore al giorno. Quindi non è per niente paragonabile, sinceramente, all'offline. Sì. Ok, e allora, ultima domanda. L'investimento che hai fatto con me, ok? Che cosa ti ha fatto raggiungere e cosa ti ha già fatto ottenere? Quindi anche in termini astratti, come hai detto te, nel senso del tempo, avere più tempo, a te ti piace viaggiare, quindi che cosa ti ha fatto ottenere e potenzialmente tra un anno, ok? Che devi continuare a spingere, nel senso. Però, quali sono i veri obiettivi che stai raggiungendo? Ok, sicuramente la creazione di questo personal brand, di questo lavoro, mi ha dato tanta stabilità, ok? Quello che prima era, come dire, precario, adesso invece è stabile. Cioè io parlo dopo 3 mesi, dopo solo 3 mesi, è stabile. Chiaramente devo essere sempre concentrato, sempre in focus, attenzione, cioè qua nessuno regala nulla. Cioè io ogni giorno lavoro, ok? Saranno anche 3-4 ore, ma io devo farle queste ore perché cioè, nessuno mi dice di farle, devo farle io, okay? Un po' all'università per farti capire. Però quello che mi dà questo tipo di lavoro, che adesso sono andato a creare, anche, soprattutto grazie al metodo che mi ha insegnato, è libertà. Faccio un esempio, io questo mese mi sono potuto permettere, da un punto di vista di libertà, di fare 15 giorni, 16 giorni di vacanza, ok? Lavorando. Quindi, attenzione, la vacanza inteso come smart working, io ho lavorato dall'estero. Ho preso clienti all'estero, ho lavorato, ho continuato tranquillamente a fare i miei contenuti, a lavorare. Quindi, per rispondere alla tua domanda in modo sintetico, sicuramente mi ha dato libertà, mi ha dato stabilità. E per quanto riguarda il futuro, io, diciamo, il mio prossimo goal è di avere come dire, una stabilità sui 3.000 euro al mese. Ok? Questo è il mio prossimo goal. Ci sono vicino. Ok, ci sono vicino, però come ci siamo detti in altra sede, insomma, è un obiettivo che mi sono posto nei prossimi 4-5 mesi. Bene, bene.